scambiamo i ruoli. Senti, cominciamo a parlare di misteri. Partiamo subito da un filmato che c'è un mistero che avvolge da sempre, insomma, la morte del grande Luigi Tenco. Vediamo. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai. Beh, canta, peccato, canta, peccato averla finita qua. Mamma mia. Questo è un mistero, poesia, poesia, Dario, poesia, sì. Veramente. Cioè, anche quell'interpretazione, hai visto? Veramente ti coinvolge. Eh sì. Il modo di cantare è incredibile. Cosa accadde quella sera, Dario? Ma questo è un mistero reale, i fatti sono abbastanza noti. Comunque nella notte fra il 26 e il 27 gennaio 1967, stanza 219 dell'hotel Savoy, e Tenco si suicidò parandosi. E poi da là partirono diciamo tutte le dietrologie, tutte le possibili congetture, ipotesi. Si pubblicarono libri, uno addirittura anche quest'anno a tanti anni di distanza, inchieste.